Nato a Bologna nel 1922, Pierpaolo Pasolini è stato uno dei protagonisti della cultura italiana a partire dagli anni 50. Creatore multiforme, innanzitutto poeta, romanziere, autore di teatro, pittore, regista, è stato assassinato brutalmente il 2 novembre 1975 sulla spiaggia di Ostia, vicino Roma. Giuseppe Zigaina, pittore e scrittore, ha conosciuto Pasolini nel 1946. A partire da quel momento, tra i due artisti si è instaurato un rapporto di amicizia e di collaborazione. Zigaina ci offre oggi una testimonianza sulla vita e sull'opera di Pasolini. Pasolini si iscrive al Partito Comunista nel 1947. Io mi iscrivo nel 48, se non sbaglio. Comunque il percorso l'abbiamo fatto assieme. In sostanza, allora, iscriversi a un partito non aveva nessun significato, era simbolico. L'importante è aver letto Gramsci assieme. E noi abbiamo scoperto questo straordinario pensatore italiano morto in carcere assieme. E questo era un percorso culturale, essenzialmente. E questo ci ha anche molto unito. La vicenda del Partito Comunista è una storia di utopia, di entusiasmi, ma estremamente importante. Voleva dire fare una scelta, voleva dire schierarsi in un certo modo, proprio culturalmente. Pasolini vive il grande momento delle elezioni del 48, inventando, come era giusto che lui facesse, questi tazebao, come sono stati detti, cioè dei cartelli in lingua italiana e friulana, in cui raccontava sotto forma di fiaba, sotto forma mitica, diciamo così, le storie che lui, di cui si era appassionato e che erano politiche nella sostanza. Questa presenza di Pasolini in questo mondo piccolo, dopo tutto, era molto evidente, cresceva sempre di più, per cui Pasolini è entrato subito nell'occhio, diciamo, del potere ed è caduto, lo dico io da amico, così come affettuosamente, in una trappola che avrebbe potuto forse evitare. Durante una festa, riassumo in due parole, popolare, una specie di festa del paese o dell'unità, non lo so, Pasolini si è trovato con dei ragazzetti a giocare praticamente. Avranno fatto quello che fanno i ragazzetti quando si incontrano. Fatto sta che il ragazzo, questo ragazzetto, quando va a confessarsi, confessa che ha fatto atti impuri. Però il prete va a scavare, il libro di Pasolini, Atti impuri, deriva da qui, e a un certo punto saltano fuori alcuni elementi, dati, appartenenze, famiglie, nomi, eccetera, e quindi anche Pasolini. Da lì nasce lo scandalo famoso di Ramuscello, era il paesetto dove questa cosa si svolgeva, e poi è nato tutto quella cosa enorme che si sa. Fatto sta che io abitavo a Villa Vicentina in quel periodo lì, a 5 km da Cervignano, al mattino, paesetto inesistente praticamente, viene una ragazza a chiamarmi che dice che c'è una telefonata per me. Io prendo la bicicletta e vado a questo telefono a un 3-4 km di distanza e c'è Pasolini al telefono e mi dice: hai letto i giornali? Io non ancora, ho detto, beh, leggi, vedrai quello che sta succedendo. E poi mi riassume in due parole la storia. Mi prega di andare a Casarsa. Io vado a Casarsa con un viaggio che dura un giorno in pratica, pur essendo vicinissimo, ma non potevo andare in macchina perché non ce l'avevo, e sono andato in treno cambiando varie volte. Durante il viaggio compro un giornale e leggo su 9 colonne
il professor Pasolini, espulso dal Partito Comunista per indegnità morale e politica, espulso dalla scuola, eccetera, come insegnante, tutte queste cose qua, come un grande cataclisma, insomma, come una cosa, una bomba vera e propria. E siamo nel 1949, se non sbaglio, 49, ecco. Vado a Casarsa, ci incontriamo, suo padre stava letteralmente dando testate contro il muro, sua madre piangeva alla finestra, io e lui saliamo nella sua stanza e ci parliamo. E mi dice, e adesso che cosa devo fare? Ecco, questa domanda di Pasolini che scavalca tutto il fatto, che non sta a raccontarmi niente, perché come lui diceva e ha scritto, diceva, Zigaina è ontologico per me, come io spero di esserlo per lui. Cioè, sapevamo tutto, uno dell'altro, ma nessuno indagava con domande inutili sui fatti. E quindi la sostanza era il futuro, cosa sarebbe successo. E lui dice, non mi resta che andare a Roma, perché qui non posso, come vedi, non posso più vivere. Pasolini va a Roma e si porta dietro questo trauma immenso che lo segnerà per tutta la vita. Quindi alla base di tutta la storia di Pasolini, una cosa molto curiosa questa, c'è sempre il trauma suo e dello spettatore. Perché il trauma è una situazione biologicamente, si direbbe, scossa, direbbero i biologi, cioè una predisposizione d'animo per capire ciò che è razionalmente incomprensibile. Nella mia esperienza di studioso, di Pasolini, eccetera, eccetera, ho capito che chi riesce a cogliere la sostanza della storia di Pasolini, prima di tutto o deve essere un artista, o un critico d'arte, o un pittore, oppure deve aver avuto dei traumi spaventosi nella sua vita. In genere, le persone che capiscono Pasolini, ma questo lo dico come una cosa un po' così, molto curiosa, tra parentesi la mettiamo, hanno perso o il padre o la madre, verso i 15 o i 16 anni, quasi nella totalità dei ragazzi che hanno fatto tesi di laurea sulla mia storia con Pasolini, a una indagine fatta posteriormente, hanno rivelato di aver subito questi traumi, che poi sono cose non dette mai. Ebbene, Pasolini direi che proprio è avvicinabile attraverso questi percorsi. Pasolini si porta a Roma questo trauma della espulsione dal Partito Comunista che non rivelerà mai, quindi le bugie, diciamo così, tra virgolette, dette da Pasolini, sono le uniche sulla sua espulsione dal Partito Comunista, che manterrà questa posizione fino alla sua, all'epoca della sua morte, quando rientra dalla Svezia, dalla Norvegia o dalla Svezia, comunque passa per Parigi e ancora una volta, il giorno prima di essere ucciso, dice che non è mai stato iscritto a nessun partito. Queste sono, ecco, le storie, diciamo, che riguardano un po' la questione. Se devo aggiungere due parole su quello che è successo dopo, Pasolini non ha mai detto a nessuno a Roma di questa sua espulsione. Io ho cominciato a esporre a Roma alla fine del 1950 e poi esponevo quasi ogni anno. E quindi andavo molto, poi per riunioni varie, incontravo spesso Pasolini a Roma. Ebbene, io ovviamente non mi sono mai soffermato su questi aspetti, diciamo così, privati di Pasolini. Privati nel senso che sapevo del trauma. E quindi Pasolini, che aveva grandissime amicizie, sempre di più a Roma, perché si è fatto conoscere subito per il suo talento, per la sua capacità, non ha mai rivelato a nessuno l'espulsione del Partito Comunista. Tutti pensavano che era un simpatizzante di sinistra, marxista, dichiarato, eccetera. Ecco l'incertezza che poi è nata. Se Pasolini fosse stato o non fosse comunista, eccetera. E lui mandava dei messaggi criptici nel suo linguaggio al Partito Comunista.
si faceva il mondo soggetto non più di mistero, ma di storia. Si moltiplicava per mille la gioia del conoscerlo, come ogni uomo umilmente conosce. Marx o Gobetti, Gramsci o Croce, furono vivi nelle vive esperienze. Per Paolo Pasolini a un certo punto sceglie di abbandonare, penso, l'idea dell'autonomia friulana. Ora vuoi chiarire un po' le circostanze di questa scelta e anche il periodo storico? Sì, questo è un momento importante per Pasolini, perché Pasolini aderisce inizialmente a questo movimento di autonomia friulana, ma era tutto incentrato sulla tradizione friulana, sull'autonomia in senso ingenuo, diciamo così. Pasolini, quando si iscrive al Partito Comunista, abbandona tutto questa storia imprecisa e abbastanza così ingenua, no? E allora stabilisce lui i motivi e il perché di questa sua scelta. In due congressi fatti qui in Friuli, dove hanno partecipato comunisti, non comunisti, eccetera, lui precisa proprio e dice che i confini della patria, qui siamo in un territorio molto particolare, perché durante la guerra di liberazione c'era Tito che premeva io ho vissuto 8 anni, ho fatto 8 anni in Slovenia, allora era Italia, ma io ero in un paese, studiavo in un paese ai confini della patria, come si diceva, e però tutti parlavano sloveno. Allora già si parlava sloveno in chiesa. Io andavo lì in chiesa e assistevo a queste cerimonie, perché il collegio prescriveva queste cose. E quindi poi Tito ha rovesciato tutto e ha premuto lui su di noi. Quindi tutto l'ex Italia, la Dalmazia, eccetera, è diventata Jugoslavia, e Tito è arrivato praticamente fino a Trieste, no? Pasolini in questa posizione ha detto: i nostri confini, i confini di un'etnia, si difendono con la cultura, non con le armi. Uno deve sapere da dove salta fuori, da dove proviene, qual è la sua storia, quali sono le sue tradizioni. È soltanto con questa coscienza che uno stabilisce il suo territorio. Perché il territorio, dopo tutto, come si sa, non è un territorio mai solo fisico, solo concreto, è un territorio anche ideale dell'anima. E quindi questo confine lo si determina così. Quindi tutte queste polemiche sulle nazionalistiche che creavano molte delle problematiche, come ancora oggi stiamo vivendo queste cose, lui le aveva chiuse, diciamo così, a modo suo, precisando qual era il sistema, il modo di pensare e custodire la propria autonomia culturale. Però Pasolini, quando si iscrive al Partito Comunista, incomincia a vedere in un modo molto ampio le cose, e quindi comincia con Gramsci ad avere le idee più chiare. Però ha il coraggio, è il primo che scrive queste cose qua, perché allora nel 47-48 diciamo, il Partito Comunista era molto incerto sulle forme regionali, no? Nel creare le regioni, era piuttosto al di fuori, perché era convinto che si ripetessero tutte le cose governative. E in parte anche aveva ragione, però in sostanza Pasolini aveva capito anche, nel 1947 scrive, adesso scrive, che sono finiti i giri di valzer dell'Italia, incominceranno i giri di valzer dell'Europa. 1947, per dire che già pensava che il futuro non poteva essere altro che quello dell'Europa unita, dove il regionalismo doveva essere approfondito, sì, ma culturalmente, come coscienza, come contributo culturale a una più larga convivenza etnica. Quindi in sostanza Pasolini aveva già concepito un federalismo europeo. Perfetto. Con una grande attenzione. Perfetto. Alle piccole patrie. Certo, con grande attenzione alle piccole patrie, tipo la sua piccola patria del Friuli, la Cademiuta, eccetera, eccetera. L'idea è esattamente questa. Non è che
le cose si contraddicono, devono coesistere, andare a fondo nella propria tradizione, nelle proprie origini, nelle proprie radici, non contraddice il fatto di collaborare in una comunità più ampia e più efficace su tutti gli aspetti. Questa strada per cui camminiamo con questo selciato sconnesso e antico, non è niente, non è quasi niente, è un'umile cosa. Non si può nemmeno confrontare con certe opere d'arte, d'autore, stupende della tradizione italiana. Eppure io penso che questa stradina dal niente, così umile, sia da difendere con lo stesso accanimento, con la stessa buona volontà, con lo stesso rigore con cui si difende un'opera d'arte di un grande autore. Esattamente come si deve difendere il patrimonio della poesia popolare anonima, come la poesia d'autore, come la poesia di Petrarca o di Dante, eccetera, eccetera. Il mio gusto cinematografico non è di origine cinematografica, ma figurativa. Quello che io ho in testa come visione, come campo visivo, sono gli affreschi di Masaccio, di Giotto, che sono i pittori che amo di più, assieme a certi manieristi, per esempio il Pontormo. E non riesco a concepire immagini, paesaggi, composizioni di figure al di fuori di questa mia iniziale passione pittorica, trecentesca, che ha l'uomo come centro di ogni prospettiva. Pasolini, già nell'incontro di questa mostra, ha fatto una critica d'arte sulla mostra. Io ero uno dei partecipanti e quindi parla molto di me. Lì inaugura anche questo termine che lo riguardava intimamente, il termine pastiche, per dire contaminazione. E stava parlando di sé, essenzialmente, come sempre ha fatto Pasolini. L'amore per la pittura di Pasolini e il suo talento erano tali che Pasolini sarebbe stato un grande oggi, se si fosse dedicato totalmente alla pittura, sarebbe stato uno dei più grandi artisti europei. Sento ancora, quando dipingo, la religione delle cose. Per Pasolini, nell'atto del dipingere, c'è un ritorno al sacro, ad un'apparizione primaria degli esseri e dei luoghi. Nei piccoli formati degli anni 40, l'autore trascrive la luce dei volti, la linea dei sorrisi, o il mistero degli sguardi. Li definisce tabernacoli, vivi segni dell'apparizione del sacro nel quotidiano. Il linguaggio di questi dipinti è inseparabile dal friulano, lingua di poesia. Essi fanno parte di un universo sentimentale indissociabile dal suono della lingua materna. Il fanciullo morto. Sera luminosa, nel fosso cresce l'acqua. Una donna incinta cammina per il campo. Io ti ricordo, Narciso, avevi il colore della sera quando le campane suonano a morto. E nel 1947, in modo particolare, perché lo si vede anche dai suoi quadri, dai suoi dipinti, forse poteva scegliere di fare il pittore. Bastava che ci fosse un niente nella sua poesia, perché lui allora scriveva versi in friulano, perché la madre era friulana, parlava il friulano, Pasolini non parlava il friulano, ma attraverso il catalano, tradotto da lui, poeti catalani, recupera la lingua della madre e scrive in friulano. Però sul piano espressivo Pasolini era dotatissimo come pittore. E noi abbiamo, cioè lui condivideva quello che io stavo facendo, ha scritto molte cose su di me, già dal 47-48 e più avanti mi ha dedicato poesie nelle cenere di Gramsci, eccetera, 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 però sempre riferita a questa qualche cosa che lui condivideva, anche sul piano formale, evidentemente.
a un certo momento, e questo è stato determinato essenzialmente dalla sua fuga, come lui dice in un romanzo, dice fuga come in un romanzo, a Roma. Se lui fosse rimasto a Casarsa, probabilmente avrebbe fatto il pittore. Perché quando va a Roma abbandona tutto, le sue carte, i suoi disegni, i suoi strumenti, e va a Roma e deve reinventarsi la vita proprio come un povero diavolo, uno studente, un morto di fame in definitiva. Vive vicino alle prigioni di Roma, in un posto indescrivibile, torna a insegnare andando a Fiumicino in bicicletta. E lì pian piano quindi non ha avuto tempo di fare un segno Pasolini, fino a quando non riprende a fare gli appunti per i suoi film. Il momento della grande mutazione o trasmutazione del lavoro di Pasolini pittore avviene quando incontra la Callas. Ci sono due momenti negli ritratti di Callas. E tutto ciò avviene qui, su questo tavolo, tra l'altro, su questo tavolo. Fino alla fine del 69, Callas è una persona viva, autentica, precisa, normale, diciamo così. E lui è una grande tendresse, come lui diceva, per Maria. Poi a un certo punto le cose si complicano. Poi magari entreremo. E qui, su uno di questi prati qui, poi ci sarà questo. Nascerà la storia del bacio, dell'anello e del grande equivoco, per cui poi le cose si trasformeranno radicalmente durante un agosto, un mese di agosto passato in un'isola della Grecia, dove Pasolini e Scorpio, Callas se vero. si tentano di dirsi quello che c'è dentro di loro senza riuscire a dirlo in sostanza. Pasolini parlerà di questa tragedia soltanto sulla pagina poetica. E allora Pasolini cambia il suo stile e quindi non dipinge più, cioè non ritrae più Callas, ma fa un'operazione di tipo, potrei dire, l'ho detto fin dall'inizio, di tipo alchimistico, disegnando prima il volto di Callas, poi aggiungendo materiali vari, quello che c'era a tavola, schiaccia dei fiori, cioè aggiunge del vino, dell'olio, eccetera, eccetera, poi chiude il foglio e salta fuori la famosa macchia di Rorschach, eccetera, eccetera, e Callas è morta. Perché l'ossigeno che agisce sul colore, in mezz'ora trasforma completamente l'immagine. E quindi Callas è come un fotogramma, perché lo ripete varie volte, come se fosse un mandala, appare sempre come una figura ormai del passato. Ho ricominciato proprio ieri, 19 marzo, a dipingere. Dopo, tranne qualche eccezione, una trentina d'anni. Non ho potuto far niente con la matita, né coi pastelli, né con la china. Ho preso un barattolo di colla, ho disegnato e dipinto insieme, rovesciando direttamente il liquido sul foglio. Ci sarà una ragione per cui non mi è venuta mai l'idea di frequentare qualche liceo artistico e qualche accademia. Solo l'idea di fare qualcosa di tradizionale mi dà nausea, mi fa stare letteralmente male. Ho dato a questo mio passaggio dalla letteratura al cinema varie spiegazioni. La prima è stata la più ovvia, cioè ho pensato di aver voluto cambiare tecnica. Tutta la mia produzione letteraria è caratterizzata dal fatto che ho cambiato spesso tecniche letterarie e pensavo che il cinema fosse una tecnica nuova. Poi ho capito che questo non era vero, perché il cinema non è una tecnica letteraria, ma è un'altra lingua, è un sistema di segni che è valevole per tutte le possibili nazioni del mondo. Ora, qual è la caratteristica principale di questo sistema di segni? Quello di rappresentare la realtà non attraverso dei simboli, come sono le parole, ma attraverso la realtà stessa. Nació en la sierra, nació en la sierra.
La prima però elemento preciso, chiaro, indiscutibile, secondo me, che io ho scoperto è il linguaggio criptico di Pasolini. La morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi. Qual è l'idea, la prima idea vera della morte? La dice qua in fondo. La morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi. E qui Pasolini dice tutto. Io riesco a comunicare, sia pure in linguaggio verbale, a voi, cioè al mondo, questo mio progetto di morte. Ma la mia morte vera, lo scomparire dal cosmo totalmente, sarà quando voi non riuscirete più a capirmi. Nel secondo capitoletto, che dice senza dissolvenza, adopera anche il linguaggio del cinema, a stacco netto mi rappresento in un atto privo di precedenti storici. Sta dicendo cose assolute, mostruose, ma assolute, vere, privo di precedenti storici. Di industria culturale, tra virgolette, industria culturale. È chiaro che la polemica tra il gruppo 63 e Pasolini era fondata un po' su questo. È tutto condizionato da di questa struttura di questa società capitalistica. E allora ironicamente dice: e adesso ti faccio vedere io, lo dice Sanguinetti, qual è il prodotto della mia industria culturale. E poi lo dice brutalmente, cose che nessuno al mondo ha mai detto, e che per essere talmente grande e talmente sconvolgente nessuno ha accolto. E tutti sono passati tranquillamente oltre questa enunciazione clamorosa. E incomincia così: io volontariamente martirizzato. Tre puntini. Questo è il modo di parlare di Pasolini. Perché questo è proprio il suo prodotto di industria culturale, ma enunciando ironicamente quello che lui ha enunciato per trasumanare e organizzare, che vuol dire organizzare il trasumanare. Quindi questa organizzazione a cui Pasolini allude sarebbe, diciamo così, nel contesto, nel testo, l'industria culturale di Pasolini. Quanto al futuro ascolti, i suoi figli fascisti veleggeranno verso i mondi della nuova preistoria. Io me ne starò là, come colui che suo dannaggio sogna, sulle rive del mare in cui ricomincia la vita. Solo o quasi sul vecchio litorale, tra ruderi di antiche civiltà, Ravenna, Ostia o Bombay è uguale, con dei che si scrostano, problemi vecchi, quale la lotta di classe, che si dissolvono. Come un partigiano morto prima del maggio del 45, comincerò piano piano a decompormi nella luce straziante di quel mare, poeta e cittadino dimenticato. Allora, quando Pasolini dice solo o quasi sul vecchio litorale, sta parlando delle rive del mare di Ostia dove lui si è fatto uccidere. Celebra il rito di morte. E tra rudere di antiche civiltà lo dice per alludere alle tre città che hanno ruderi di antiche civiltà e le nomina Ravenna, Ostia, Bombay. È una forma triadica di profetare, di enunciare, dove il luogo o l'oggetto o il senso centrale è nel mezzo, è Ostia, che è tra Ravenna e Bombay. Ravenna è la città dove è nata la famiglia Pasolini e dove è nato in modo particolare il suo padre. Ravenna è anche il luogo dove è sepolto Dante. Bombay è la città del mito per eccellenza, dove Pasolini voleva girare anche Medea, e nel centro c'è Ostia. Perché mette Ostia nel centro? Ostia vuol dire vittima sacrificale, Ostia con l'H davanti, in latino.
E l'ostia è anche quella particella di pane azimo che il sacerdote consacra con la parola sull'altare. Pasolini consacra con la sua opera, è vero, questo suo gesto. Quindi l'opera verbale di Pasolini, l'opera teatrale, l'opera filmica, audiovisiva, eccetera, viene consacrata da questo gesto sacro. Quindi Pasolini sceglie Ostia con ragioni ben precise. Ecco, e poi continua con la sua profezia e dice: nel mentre gli dèi che si scrostano, è un'allusività precisa alla situazione della Chiesa. Problemi vecchi, quale la lotta di classe, problemi vecchi che si dissolvono, e lo dice nel 62. Solo oggi sentiamo gli scricchiolii ben decisi di questa situazione. E poi si rivolge al fratello e dice, come un partigiano, morto prima del maggio del 45, perché il fratello Guido è morto, ucciso da un comando comunista durante la guerra partigiana, ma lui era partigiano contro i tedeschi. Viene ucciso nel febbraio del 1945 e di domenica, come Pasolini. Un autore, quando è disinteressato e appassionato, è sempre una contestazione vivente. Appena apre bocca, contesta qualcosa al conformismo, a ciò che è ufficiale, a ciò che è statale, a ciò che è nazionale, a ciò che, insomma, va bene per tutti. Quindi, non appena apre bocca, un artista è per forza impegnato, perché il suo aprire bocca è scandaloso sempre. Alle volte è dentro di noi qualcosa che tu sai bene perché è la poesia, qualcosa di oscuro che fa luminosa la vita, un pianto interno, una nostalgia gonfia di asciutte pure lacrime. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce non ha più senso. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, con la più strana indifferenza. Io muoio ed anche questo mi nuoce. Io credo nel progresso, non credo nello sviluppo, e nella fattispecie in questo sviluppo. Ed è questo sviluppo, semmai, che dà alla mia natura gaia una svolta tremendamente triste e quasi tragica. Appunto perché non sono un sociologo, un professore, ma faccio un mestiere molto strano, che è quello dello scrittore. Sono direttamente interessato a quelli che sono i cambiamenti storici. Lei ha detto che invecchiando si diventa allegri. Perché? Perché si ha meno futuro e quindi meno speranze, e questo dà un grande sollievo. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato.